Che spettacolo! Il sole si è già alzato, eh? Abbiamo fatto un po' tardi stamattina. Lo spettacolo è questo. Guardate qua. Guardate che massi giganteschi. E in mezzo alle pietre, pure la piantina dei capperi. Guardate un po', questi qua sono capperi. Davvero, Polignano è davvero un posto magico. Abbiamo qualche coreano da usare, quindi buchiamo il coreano, non lo buchiamo nella testa, prendiamolo un centimetro sotto, lo dobbiamo lasciare bello vitale. Sto usando questi ami perché qua girano sempre le salpe e quindi i denti delle salpe sono sempre molto affilate per evitare, ecco qua, ecco l'innesco, proviamo le prime cale. Sono pesci da tenere, questo qua lo rimettiamo subito in acqua. Ok. Questi. Stanno uscendo questi. Allora, praticamente queste donzelle qua, sono così carine, praticamente da queste parti le chiamano il cazzo del re. Io ho ribattezzato questo pesce qua il pisello di Mimmo. Mimmo, vedi che ho preso. Adesso lo liberiamo subitissimo. Accidenti, come sono viscidi, oh. Lo rimettiamo subito a mare. Mettiamo l'altra metà. Ci sono boghe e quindi allora inneschiamo sempre prendendo il verme un centimetro dalla testa, così rimane sempre vivo. Cioè, devo dire che c'è un bel mare. Ieri abbiamo avuto un po' di vento di tramontana, il mare è ottimo. Ecco. Guardate, davvero è un continuo prendere le boghe. Guardate, di continuo vengono queste. Non è che possiamo montare il video con questi pescetti. Giornata bellissima. Praticamente siamo venuti stamattina con Mimmo, avevamo veramente poco coreano, una decina di vermi. Li abbiamo utilizzati, era un continuo agganciare boghe di piccola taglia, qualche sciarano, qualche donzello. Poi il coreano è finito, adesso abbiamo praticamente un po', faremo un po' di pastura, un po' di pangrattato, qualche fetta di pancarré e tenteremo praticamente ai cefali o alle salpe, perché questo è un posto, c'è qua sugli scogli, se guardate bene, guardate, è proprio lo spot giusto, guardate, c'è l'alga ovunque e quindi qui vengono a mangiare. Ce l'hai me? Mettiamo il microaggancio, siamo pronti. Che ti serve, il guadino? Sull'alga è venuta. Sì. Vedi che ci sono, toh. Questa la mettiamo nel secchio un attimo. Poi decidiamo. E niente, praticamente le salpe
fanno questo, recidono i fili, quindi bisogna cambiare sistema. Quindi ho un finalino corto, intanto ho un 18, questo è un 18, con un amo modello Aberdeen, così le salpe non tagliano il filo. In quella schiuma stanno mangiando me. Veramente il mare sta salendo adesso, eh. Vediamo là all'orizzonte. Due sirene, Mimmo, due sirene a largo! Eccola, si è slamata da sola, meglio così. Vai bella, grazie per il divertimento. Oh, questi pesci tirano di brutto. Ecco. Delle belle salpe. Ecco, senza stressare i pesci, li liberiamo subito. Sono tutti pesci vivi. Non mi piace tenere il pesce nella nassa e stressarlo. Questa è l'alga, praticamente la pesca è a costo zero. Qua è pieno, abbiamo raccolto un po' di quest'alga qua, questa marrone. E via. E anche così piccole tagliano. Guarda la canna come va in piedi. Aia, queste è meglio tenerle da questo lato perché ci fanno... Eccolo, eccolo qua, è meglio tenerle in questa situazione. Perché la prima cosa che fanno... Ecco. Andiamo a liberarla. Incredibile come tirano. Accidenti, sta buono che ti libero. Facciamo in fretta. Eppure l'amo sulla bocca si è insanguinata questa qua. Ha battuto sugli scogli. Ok, è andata. Abbiamo i pesci sotto. Ecco. Quindi il vantaggio anche di avere l'amo un po' più grande, loro non lo ingoiano. E poi quando chiudono i denti vanno a chiuderle sul gambo dell'amo, guardate. E quindi non tagliano il finale. Ops. Ecco.
questa qua si è spezzato il finale perché si è un po' logorato. Adesso lo recuperiamo. E non voglio lasciargli l'amo in bocca. Facciamo una piccola operazione. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Eccolo qua. Adesso lo andiamo a montare e questo lo liberiamo. Eccolo lì. Sì, li sto liberando tutte. Queste sono più piccole. Prima stavano venendo pesci più d'Italia. Queste sono più piccoline. Intanto vediamo bene bene come lavora la canna. Mimmo voleva stamattina, perché quando vengo qua dagli scogli io porto una canna un po' più scarsa perché la buttiamo sugli scogli, devo portare questa qua, una canna più. Invece Mimmo ha voluto stamattina provare la sua nuova scogliera. Vediamo quest'altra che aveva messo Mimmo qua prima. Ecco, prima di smontare voglio farvi vedere la lenza. Praticamente stavo pescando con un galleggiante da 3 grammi, tarato all'80%, con un piombo passante da 2 grammi, un paio di palline. Qua sotto ho usato un paracolpi, praticamente potete usare questi. Se non avete questi va bene anche un pezzo di guaina di silicone. Guardate, sopra non ho messo il paracolpi, guardate com'è diventato il piombo. Quindi va messo anche nella parte superiore. Un micro aggancio, questa lenza è una lenza un po' polivalente perché stamattina con Mimmo eravamo venuti per tentare i cefali, perché tra un po' andremo a insidiare i serra, quindi ci servivano un po' di cefali. Poi il mare ha iniziato un po' a muovere, sinceramente i cefali preferiscono acque più tranquille, e quindi abbiamo ripiegato con le salpe. Qua la lenza in tutto è circa 3 metri di lenza. Ho un micro aggancio autocostruito con questo, il vantaggio di questa lenza quale possiamo insidiare i cefali innescando il pane a fiocco, e quindi con il micro aggancio subito andiamo a montare la coppia degli ami. Però poi stamattina, quando ho visto Mimmo con l'alga di agganciare le prime salpe, anch'io ho subito cambiato la lenza. Quindi ho un finalino di una 30ina di centimetri dello 0,18, uso questi ami modello Aberdeen del 10, proprio per evitare la salpa in genere taglia in nylon. Quindi con questo sistema la salpa va a chiudere i suoi denti sul gambo dell'amo. E niente, ce ne stiamo andando, abbiamo recuperato tutto. Questo ci servirà per fare i flopper per i serra. Anche Mimmo sta chiudendo, quindi ci salutiamo qua. La pescata del 2 giugno finisce qua. Qualche pesce l'abbiamo fatto, ci siamo divertiti lo stesso. Un abbraccio forte a tutti, ciao, alla prossima, ciao!